Oh, Morris! Scelsia! Dice che ogni tanto con i motorini ci organizziamo con i miei amici e andiamo, non so, magari facciamo delle escursioni, andiamo al lago a fare il bagno, oppure andiamo a trovare qualche nostro amico, così. Oh ragazzi, andiamo tutti con i motorini a trovare Bernardo Provenzano! Dai, partiamo ragazzi! Aspettate però, Mimmo, Morris! Bastardi, mi ha staccato la pipetta. Sì, ci sono le cunette, io. Girare e piangere per il mondo come fa mio cugino che è latitante, per fortuna che l'altro giorno Don Lorenzo ci ha portati a fare campeggio nelle foreste in provincia di Quarto Giardi. Sì, che poi tra l'altro Don Lorenzo c'ha un po' un accento sulle S quando parla. L'altro giorno era lì mentre diceva messa, fa: allora ragazzi, adesso dobbiamo uscire questa canzone. Tanto è il Signore, Dio dell'universo. I cani impazzivano per il trasporto. Finalmente saliamo sul pullman, partiamo per il campeggio. Saliamo su, eravamo io, Vito, Alloggio e alcuni birichetti novelli, no? Saltiamo su, parte il pullman. È partito un annuncio in filo di fusione del conducente. Buongiorno, sono il vostro capitano, il vostro comandante, mi chiamo Salvatore Sarrucchio, ho 109 anni, sono pluripregiudicato, ecco qua. Vi auguro una buona permanenza su questo pullman. Intanto è uscita la hostess in mezzo al corridoio. Ecco qua, signori e signori, in caso di emergenza, seguire il corridoio del migliore. Sì, Ornella Vanoni fa questo lavoro extra per raccogliere i fondi per pagare il whisky a Gino Paolo. Ecco qui, signore e signori, in caso di panico, fumare le sigarette, signore e signori. Mentre Ornella Vanoni si stava fumando una sigaretta, è partita una canzone dei Chierichetti dal fondo del pullman. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi zica, non hanno fatto in tempo a dire azzurro che siamo passati col rosso. No, porca miseria, infatti puntualmente ci ha fermati i carabinieri. Paletta, ci hanno fermato, ci hanno fatto il verbale. Mizio. Io sono andato dal maresciallo e gli faccio: dai maresciallo, non ci faccia la multa, per favore. Indovina chi era il maresciallo? Era la signora Mara Marioni. Mi fa: bravo, bravo, è una buona idea, potreste risparmiare dei soldi, cambiare il carburatore, bravo, però mi dispiace, ma per me no. Infatti ce la siamo presa col conducente, gli ho detto: oh, ma Ponzio Pilota, ripeto, non lo so. Siamo ripartiti con il pullman. È arrivato
Don Lorenzo, per allentare un po' la tensione, ci ha fatto cantare una canzone. Allora, ragazzi, adesso cantiamo una canzone di Jovanotti, va bene? Io lo so, che non sono solo, anche quando sono solo. Lo so, che non sono solo, anche quando sono solo. Allora, ci siamo sballati un casino.